L'azienda Agricola Ombre è un posto molto speciale, primo perché è situato a Modena ed è nella zona di produzione del parmigiano reggiano, però noi facciamo un parmigiano reggiano unico perché abbiamo cercato di portare avanti un progetto che è iniziato mio papà tanti anni fa, cercando di ricreare una filiera unica, nel senso che noi gestiamo direttamente 330 ettari di terreno, da cui produciamo tutti gli alimenti per i miei animali. Quindi i miei animali mangiano solo quello che produco io e quello che viene dalla mia terra. Dopodiché gestisco quasi 500 animali, che sono tutti miei, e quindi io lavoro soltanto il mio latte nel mio caseificio aziendale e ho anche la grossissima fortuna di produrlo e di stagionarlo dentro il mio magazzino. Quindi è una filiera chiusa dove io do la mia massima garanzia, dove viene fatto tutto con tantissima passione, perché dobbiamo pensare che il terreno è gestito con le stagioni, le vacche sono degli animali, quindi devono essere curati con delle cure veterinarie, e poi comunque rimane sempre il lavoro dell'uomo, perché il parmigiano viene fatto tutti i giorni e viene fatto con un'antichissima ricetta, come la chiamiamo noi, che viene tramandata quasi da 10 secoli, però ogni piccolo accorgimento che tu decidi di fare crea anche questa qualità che è unica. Et donc oui, j'ai remarqué que vous aviez un maître fromager chez nous avons un chef de cave. Qu'est-ce qui vous apporte ce maître fromager pour la production de votre parmesan spécial? Il casaro è colui che veramente ci valorizza il nostro prodotto, perché pur essendo un processo molto simile per tutti i caseifici, c'è sempre però quella piccola magia che ogni casaro utilizza per fare il suo parmigiano reggiano. E difatti penso che sia anche il bello. Siamo tanti produttori, ma alla fine ognuno ha il suo sapore, il suo gusto, che è dettato da tante cose, come per esempio nel nostro caso io penso che il fatto di lavorare soltanto il nostro latte, che proviene dalle nostre mucche che sono alimentate con questa nostra razione che viene da un'agricoltura biologica, ci permette di ottenere non un latte normale, ma un latte per parmigiano reggiano, che è una cosa molto diversa, perché noi abbiamo proprio bisogno di questo latte diverso che noi ci siamo costruiti nel tempo, modificando la razione alimentare e utilizzando diverse razze di animali. Vous parlez de style, c'est vrai qu'en Champagne aussi, chaque maison a son style. Chez Devenoges, le style de la maison va être un style vineux, mais tout en restant élégant. Ce qui est très important, c'est de garder la finesse du champagne. Et pour cela, on doit aller chercher effectivement les meilleurs raisins, les meilleurs crus. Hein, en Champagne, vous savez qu'il y a trois raisins, il y a le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Chez Devenoges, on travaille avec les trois cépages et on travaille avec une vingtaine de vignerons différents sur une trentaine de villages. Ensuite, effectivement, l'importance de la chef de cave va être de faire l'assemblage de ces vins pour avoir une cuvée qui soit parfaite avec ce qu'on attend d'elle. Hein. Donc, on a effectivement plusieurs cuvées. On a un chardonnay, donc 100% raisin blanc. On a un blanc de noir. On a donc 100% raisin noir. On fait également du rosé. Ce qui est très important, comme pour le parmesan, c'est les assemblages. C'est-à-dire que vous assemblez vous plusieurs laits différents, de différentes races de vaches. Nous, on va avoir le cépage pinot noir qui va être assemblé avec le chardonnay. Et chacun va apporter une particularité à l'assemblage. Le chardonnay va apporter la finesse, l'élégance. Le blanc de noir, le pinot noir va apporter la rondeur, la puissance. Hein. Et l'assemblage des deux va faire justement le champagne que l'on attend, un champagne puissant, mais élégant et avec une certaine vinosité. C'est également pour cela que nous faisons des champagnes pour aller avec des produits exceptionnels comme votre parmesan. C'est vrai qu'on a ce côté beurré qui est très intéressant avec le chardonnay, justement. Dans le chardonnay, on a le côté minéral, mais on a aussi le côté beurré. Et le parmesan 12 mois va parfaitement, justement, du fait de ce côté un peu rond et beurré que l'on va retrouver dans le chardonnay.
Gilles, questo invece è quello che per noi è un classico, che è il 22 mesi, quindi ha una maturazione che è stata portata avanti quasi un anno di più, quindi abbiamo un prodotto un po' più asciutto, quindi diciamo che c'è un gusto un po' più secco. E tendenzialmente questo va bene sia per fare una degustazione da solo con col tuo champagne, oppure si può anche utilizzare come anche preparazione per fare dei piatti, perché comunque il gusto è molto più deciso, molto più intenso, però la cosa che secondo me è incredibile è che comunque continua sempre questa persistenza proprio di questa percezione che ti dà di erba, di latte, di campagna, ed è una cosa molto bella perché difficilmente i parmigiani a 20-22 mesi hanno questo tipo di percezione. Di solito dura molto poco perché sono molto più asciutti. No, c'est vrai que le parmesan 22 mois, on a des côtés beaucoup plus puissants, beaucoup plus il y a des arômes qui sont beaucoup plus complexes que sur le 12 mois. Et là, ça va aller, je dirais, un peu plus avec la minéralité du champagne. On a le côté un peu cristallin quand on croque dans le parmesan. On a des petits cristaux qui donnent ce côté un peu minéral. Et la minéralité du chardonnay, justement, va mettre en valeur ces cristaux de parmesan. Et c'est vrai que j'ai l'habitude de prendre toujours pour l'apéritif du parmesan de chez Ombré et avec du chardonnay. Donc c'est pour ça que je suis ravi aujourd'hui d'être chez Matteo, chez au parmesan Ombré, qui est vraiment un parmesan exceptionnel. Et on est ravi de pouvoir associer le champagne de Venoge avec ce produit exceptionnel qui est le parmesan Ombré. Merci. Merci. Thank you.